Bianchi è come al solito tranquillo, Salvemini si affida alla Madonna, un gesto di fede visto che il momento non è dei migliori per il Bari e la giornata lo conferma. La Roma giunge in Puglia in un periodo favorevole, le quotazioni sono in rialzo, la tradizione è dalla sua parte. Nel Bari inoltre mancano elementi rappresentativi come Carrera squalificato e Maiellaro infortunato, due elementi che Bianchi ammira molto. La partenza è del Bari che schiera Cucchi libero e Di Gennaro in cabina di regia, pronto a sollecitare la rapidità di Raducioiu e l'estro di João Paulo. E sono i due stranieri a portare il primo serio pericolo a Cervone. La Roma, con Feller unico uomo avanzato, assistito da Giannini, si organizza in retroguardia con Nela libero e Aldair su João Paulo in attesa di catapultarsi nella metà campo avversaria. C'è qualcosa che non funziona a dovere nel pacchetto arretrato del Bari, in particolar modo sulla fascia sinistra, ma la Roma non riesce a creare pericoli se non per un virtuosismo mancato di Cucchi che dà via libera a Di Mauro. Giannini è tutto solo ma sbaglia clamorosamente. Può capitare anche a un nazionale. È un periodo abbastanza felice per la mia squadra. Per quanto riguarda me, oggi ho risentito a fine partita di un risentimento muscolare, speriamo non sia niente di grave. Non pregiudicherà la tua presenza in nazionale? Ma stasera mi presenterò in ritiro, poi vedremo domani mattina qualche esame per verificare un pochino se c'è qualcosa, qualche lesione, o speriamo di no. Io vorrei partecipare a questa partita amichevole nazionale perché appunto è molto tempo che manco, quindi vorrei esserci. Nella ripresa il Bari modifica l'impostazione tattica difensiva, Cucchi avanza a centrocampo, Loseto che aveva controllato Feller lo lascia alla guardia di Brambati, Laureri prende il posto di Lupo. Dopo un avvio romanista il Bari cresce con João Paulo in vena di prodezze, ma il brasiliano cerca un dribbling di troppo e l'occasione sfuma. Il Bari sembra puntuale e deciso nella zona nevralgica, ma Salvemini preferisce cautelarsi inserendo un difensore Maccoppi al posto di Cucchi. È fuori dubbio che è un momento negativo, un febbraio nero per noi, ma anche se la partita l'avevamo messa in uno nel giusto binario, al primo tempo avevamo fatto degli errori clamorosi, regalandogli qualche palla gol alla Roma. Secondo tempo la partita l'abbiamo comandato un po' di più, magari abbiamo preso questo contropiede e questo gol incredibile, almeno in casa nostra, e fuori dubbio che alla fine siamo stati puniti un po' amaramente. A centrocampo il Bari con un uomo in meno dà coraggio alla Roma che ad 8 minuti dal termine realizza con Nela, splendidamente ispirato da Feller, il gol della prima vittoria esterna in campionato. Il Bari sente il peso della terza sconfitta in 8 giorni, cerca di reagire in tutti i modi, ma Cervone nega allo Seto la gioia del pareggio neutralizzando da campione. Lo stadio San Nicola, dopo essere stato espugnato in Coppa Italia mercoledì scorso dal Milan, cede anche in campionato. Per la Roma 5 punti nelle ultime 3 giornate. Allora Bianchi, il periodo nero si può dire definitivamente superato a questo punto? No, non lo so. Più nero siete di in serie positiva? Nero, sì, ma più nero di quello che abbiamo avuto quest'anno. Adesso cominciamo a recuperare i giocatori e senza i giocatori importanti grossi risultati non si fanno. Oltretutto i ragazzi è un periodo che stanno giocando a grossi livelli, vedo che chiunque giochi gioca con grande determinazione, hanno convinzione. Però se non vengono i risultati la convinzione viene a mancare. Ecco, ma stanno arrivando anche quelli. Ecco, oggi mi fa piacere che anche con fatica, perché abbiamo fatto un enorme molo di lavoro offensivo per ottenere il gol, però finalmente sono riusciti ad ottenere la vittoria. Questo è importante proprio per la loro convinzione.